Allora, oggi richiameremo due concetti importanti che poi ci saranno utili nella successiva parte del corso quando affronteremo l'analisi dei circuiti in regime sinusoidale. Oggi vi richiamerò dei concetti, quindi nulla di particolarmente complicato. Intanto, qual è l'espressione generale di una funzione che oscilla nel tempo seguendo una legge sinusoidale e quali sono i parametri che individuiamo per caratterizzare questa funzione? Ora, la forma generale di una funzione che oscilli nel tempo con legge sinusoidale la possiamo scrivere in questo modo: x di t, quindi una generica funzione del tempo, sarà xm seno di omega t più alfa. E qui questo tipo di descrizione è la forma più generale possibile con cui possiamo descrivere questa classe di funzioni. Quindi andiamo a graficare l'andamento del tempo di questa funzione e andiamo ad individuare il significato dei parametri che la caratterizzano. Intanto è una funzione che oscilla nel tempo, quindi la variabile indipendente è l'asse dei tempi, t. Evolve nel tempo tracciando questo andamento sinusoidale, quindi è scritto da una funzione seno. Il seno, come sappiamo, è una funzione compresa tra meno 1 e 1 e quindi la funzione x sarà compresa tra meno xm e xm. Per tale ragione xm è l'ampiezza massima. Quindi, intanto xm è l'ampiezza massima. Ovviamente si misurerà nella unità di misura con cui misuriamo x, quindi se x è una tensione, xm sarà volt, se x è xt è una corrente, sarà ampere. Quindi la prima nozione che dovremo ricordare è questo: il fattore moltiplicativo del nostro seno ci dà l'ampiezza massima, e cioè ci dice entro quali estremi, massimi e minimi, oscillerà la mia funzione nel tempo. Accanto all'ampiezza massima, come vedremo, noi introdurremo un altro concetto, un altro livello, che è cosiddetto valore efficace. Il valore efficace è l'ampiezza massima diviso la radice di 2. Ok? Quindi noi, quando studieremo questo tipo di funzione, potremmo indifferentemente riferirci o all'ampiezza massima o al valore efficace. Poi capiremo nelle applicazioni perché si introduce questo valore. Praticamente dividere per la radice di 2 significa abbassare l'ampiezza di circa un 30%, perché 1 su radical 2 è circa 0,71 più o meno. Quindi è un livello che si trova il 30% più basso rispetto a quello massimo. Poi capiremo perché. Quando diciamo a casa nostra che c'è una tensione di 230 volt, non è la tensione massima, ma è il valore efficace. Su questo ci torneremo. Quindi ovviamente l'ampiezza massima sarà x per radical 2. Ovviamente uno dei due dati ci dà l'altro, quindi quando caratterizziamo una funzione sinusoidale o diamo l'ampiezza o diamo il valore efficace, banalmente. Sono equivalenti in termini di informazione. Quindi questa è una prima informazione tra di loro, diciamo queste due informazioni sono la stessa cosa.
Poi una funzione sinusoidale è caratterizzata da che cosa? Dalla frequenza di oscillazione, e cioè da quanti cicli completi trovate nell'unità di tempo. Questo parametro, come voi ben sapete, si chiama frequenza, quindi F è la frequenza. Quindi cicli al secondo, che come sapete si misura in Hertz. In realtà nell'espressione che vi ho dato non abbiamo la frequenza, ma la cosiddetta pulsazione angolare o la frequenza angolare. Ma se ricordate, questa omega non è altro che la frequenza riportata in radianti. Quindi il legame che c'è tra pulsazione e frequenza è molto semplice. Tant'è vero che spesso si chiama frequenza anche omega. Ok? In realtà una è la vera frequenza, l'altra è la frequenza riportata in angolo, cioè un ciclo completo viene descritto come 2π greco radianti. E quindi la cosiddetta pulsazione o anche frequenza angolare si misura in radianti al secondo. Anche qui basta la conoscenza di uno dei due per poter individuare il parametro di interesse per costruire questa funzione. Okay? Quindi una funzione sinusoidale cosa significa se la sua frequenza è minore o maggiore? Che se andate a selezionare un intervallo di tempo fisso, per esempio un secondo, un segnale a frequenza doppia avrà il doppio di oscillazione. Nello stesso, quindi a parità di tempo, la frequenza maggiore o minore vi dà conto del numero di cicli maggiore o minore che osservate nella stessa finestra temporale. Se ribaltate il concetto, quindi fissata la frequenza, potremmo essere interessati a misurare il cosiddetto periodo. Cos'è il periodo di una funzione periodica? Quindi, come lo è ovviamente una funzione sinusoidale, è l'intervallo di tempo necessario per compiere un intero ciclo, quindi per esempio l'intervallo che c'è tra un massimo e il massimo successivo, o tra un minimo e il minimo successivo, cioè quell'intervallo entro cui è compreso un intero ciclo. Questo intervallo qui si indica con la lettera T maiuscola ed è chiamato periodo. Quindi il periodo ve lo metto nella stessa categoria della frequenza. Perché? Perché il periodo ovviamente si misura in secondi, è strettamente legato alla frequenza, cioè è l'inverso della frequenza. La frequenza ci dice quanti cicli ci sono in un secondo, il periodo ci dice quanti secondi dura un ciclo, e quindi T uguale a 1 su F. Quindi questo parametro che vi sto dando in realtà è equivalente ad F o è equivalente a omega. Ok? Se volete è uguale a 2π greco su omega. Quindi noi possiamo ricavarci il periodo conoscendo la frequenza o la frequenza angolare e viceversa. Più è elevata la frequenza, più piccolo è il periodo, ovviamente. L'ultima informazione ce la dà il parametro alfa. Chi è il parametro alfa? Alfa si chiama fase iniziale. E si misurerà in radianti. Che cos'è la fase iniziale? E beh, tenere conto del fatto che io in realtà non ho scritto la funzione seno qui. Per quanto vi possa sembrare strano, questo non è il seno di omega t. Questo diventa il seno di omega t se alfa uguale a 0. Ma se alfa uguale a pi greco mezzi, se ricordate le formule che legano seno e coseno,
se io scrivo seno di omega t più pi greco mezzi, quello è un coseno, in realtà. Cioè, in altre parole, quel grado di libertà costituito da alfa, cosa fa? Immaginate di prendere questa funzione e di traslarla. Ora, se questa funzione passa per zero qui, se invece di avere questo valore iniziale partisse da qui, allora sarebbe la funzione seno. Ma se partisse da qui, se adesso la traslo e sposto questo punto qui, qual è la funzione che ha il massimo in zero? È il coseno. Quindi in realtà quello che io vi ho disegnato non è il seno, ma è un'espressione che vi dà tutte le possibili situazioni. Può essere il seno, il coseno, il meno seno, basta metterci la fase iniziale giusta. Se la fase è 0, 90 gradi, 180 e 270, trovate seno, coseno, meno seno e meno coseno. Altrimenti cosa trovate? Questa situazione qui, vedete, in cui voi, quando andate a fotografare una sinusoide nell'istante 0, nessuno ci dice se in quell'istante sta passando per 0 o per il massimo o per un punto qualsiasi. Lo sappiamo. Quindi questa si chiama fase iniziale perché se io prendo il valore iniziale, chiamiamolo x con 0 sarà proprio uguale a xm per il seno di alfa. Cioè è l'angolo che è legato al valore iniziale della sinusoide, quello che ho fotografato all'istante 0, e può essere un valore qualsiasi, compreso tra meno xm e xm. Non lo so l'asse dei tempi, quando ho iniziato a misurare una grandezza, non lo so. So che sinusoidale potrebbe capitare in qualunque istante, quindi è un grado di libertà che ci diamo, perché così questa funzione qui descrive una famiglia di funzioni. Ok? Bene, chiudo qui con questo richiamo, poi ci torneremo nelle prossime lezioni, facendovi osservare quindi che una funzione sinusoidale del tempo, per essere nota in maniera univoca, ha bisogno di fissare tre parametri. Ha bisogno che noi fissiamo tre parametri. Uno qualsiasi tra questi due, che ci dà conto dell'ampiezza. Uno qualsiasi tra questi due, che ci dà conto della frequenza. E questo qui, che ci dà conto di dove, dell'istante iniziale, dove abbiamo iniziato a leggere questa sinusoide, che potrebbe essere, ripeto, uno qualsiasi. Ok? Quindi, questo è quello che ci serve come richiamo, nient'altro. Accanto alle funzioni sinusoidali, nella prossima parte del nostro corso, utilizzeremo in maniera, come strumento, quindi solo ai fini dell'agevolazione, come vedremo, del calcolo e dell'analisi dei circuiti, i numeri complessi. Allora, i numeri complessi dovreste conoscerli perché li avete visti n volte, però facciamo finta che non ne sappiamo nulla. Cosa ci serve sapere dei numeri complessi? Sono essenzialmente due nozioni. Uno, come si rappresentano, in particolare due forme, cartesiane e polari. Due, le quattro operazioni, quindi come si sommano, sottraggono, moltiplicano e dividono. Questo è tutto quello che ci serve. Ok? È uno strumento di calcolo, quindi nessuno vi chiederà la teoria dei numeri complessi. Ci serve questo strumento perché, come vi farò vedere, l'analisi dei circuiti in corrente alternata, regime sinusoidale, viene enormemente semplificata con l'uso dei numeri complessi. Allora, cos'è un numero complesso? È una coppia di numeri reali, come noi sappiamo. Si parte dalla introduzione del concetto di unità immaginaria, che per definizione è la radice quadrata di meno 1, si costruisce un numero che può avere tante interpretazioni. L'interpretazione, diciamo, più semplice è quella di associarci un punto in un piano che abbia come asse un asse delle parti reali e l'altro asse delle cosiddette parti immaginarie. Quindi se io introduco il cosiddetto piano complesso, il numero complesso, lo chiamo Z con un pallino, d'ora in poi, come vedremo,
i numeri complessi li denoteremo o con un pallino o con un rigo o con una barretta che li sovrasta. Poi vi spiegherò anche quando useremo il pallino e quando useremo invece la barretta. Bene, un numero complesso si può scrivere in quella che è la cosiddetta forma cartesiana A più G e B, dove A rappresenta nel piano cartesiano la cosiddetta parte reale e B rappresenta la cosiddetta parte immaginaria. Quindi esiste una corrispondenza biunivoca tra i numeri complessi visti come coppia di numeri reali e i punti su un piano cartesiano. Ogni punto su un piano cartesiano è associato ad una coppia di numeri reali che chiamiamo coordinate. Nel riferimento cartesiano le coordinate sono queste: A e B, asse reale, asse immaginario. Quindi questa è la cosiddetta rappresentazione cartesiana. L'altra rappresentazione che ci tornerà utile è la cosiddetta polare. Cos'è la rappresentazione polare? Come si rappresenta un punto in un piano in modo alternativo? Invece che dare coordinate x e y, posso dargli la distanza dall'origine del sistema di riferimento, chiamiamola ρ, e l'angolo che questo segmento forma rispetto ad un riferimento arbitrario. Tipicamente il riferimento che viene scelto è il semiasse positivo delle parti reali. Quindi l'angolo si misura a partire da questo riferimento e convenzionalmente viene misurato col segno più in verso antiorario. Queste sono tutte convenzioni. Però se noi non mettiamo un riferimento, l'angolo non lo possiamo misurare. Cioè, se non c'è il meridiano di Greenwich, come facciamo a misurare l'angolo? Abbiamo bisogno di un riferimento per poter dire dov'è il mio zero. Poi tutto il resto, come vedremo, quello che conterà quando faremo i nostri esercizi non è mai il valore assoluto dell'angolo, ma sempre i valori relativi. E quindi dovunque mettiate il riferimento è abbastanza irrilevante. Però su questo ci torneremo. Le coordinate cartesiane sono A e B, le coordinate polari sono ρ e θ. Come si esprime un numero complesso in coordinate polari? Si esprime in questo modo, utilizzando gli esponenziali complessi. Rho per elevato a j teta. Adesso, per farvi capire, per farvi ricordare, perché dovresti già conoscere queste cose, per farvi ricordare il significato di questo esponenziale, quindi questa è la rappresentazione cartesiana, questa è quella polare, io vi ricordo che se voi sviluppate un esponenziale complesso, elevato a g teta diventa coseno di teta più g seno di teta. Questa è una formula che si chiama formula di Eulero e potete facilmente ricavare. D'altro, se la invertite vi ritrovate le definizioni di coseno e seno come semisomme e semidifferenze di esponenziali complessi. Uno con segno più, l'altro con segno meno. Vabbè, questo è per farvi capire che poi la genesi è da qui. Allora, se io adesso applico questa formula qui, ottengo ρ coseno di teta più j ρ seno di teta. Mi trovate? Applicando Eulero. Bene, adesso ci è molto più chiaro la ragione per cui in forma polare il numero complesso si esprime così, perché se adesso andate a guardare questo sviluppo, io cosa ho fatto? Ho riportato in forma cartesiana la forma polare. E se adesso guardo questo e questo, ottengo immediatamente quelle che sono le trasformazioni di coordinate da polare a cartesiana. Mi trovate? A è uguale a ρ coseno di teta, B è uguale a ρ seno di teta. Adesso, se vi scordate i numeri complessi immaginari e semplicemente applicate la trigonometria a questo triangolo rettangolo che ha come cateto A e B,
cosa sto scrivendo qui? Che cateto A è uguale a ρ coseno di θ e cateto B è uguale a ρ seno di θ. Quindi quando voglio passare da forma polare a forma cartesiana devo semplicemente proiettare un'ipotenusa e ottenere i due cateti. Questo è quello che faccio. Lo posso fare geometricamente oppure lo posso fare attraverso la definizione dell'esponenziale complesso usando Eulero. Alla fine sto dicendo la stessa cosa. Chiaro? Questa è la conversione polari cartesiane. Quindi io conosco questo e voglio questo. Rappresentazione polare, rappresentazione cartesiana. Come si fa il passaggio inverso? Se io conosco A e B, come faccio a ricavarmi ρ e θ? Beh, ρ è il teorema di Pitagora. Vi ricordo, A, B e ρ sono cateti e ipotenusa di un triangolo rettangolo e quindi banalmente il modulo del numero complesso. Del resto è la distanza di questo punto dall'origine, quindi quella è la formula che vi dà la distanza di un punto di cui conoscete le coordinate x e y rispetto a chi? Rispetto all'origine. E quindi su questo non ci sono problemi. Il legame che c'è invece sulla fase è leggermente più complesso, perché adesso provate a dividere membro a membro la seconda equazione per la prima, sparisce ρ e vi viene tangente di teta è uguale a b su a. Questa è, come vi dicevo, la trasformazione tra coordinate cartesiane, da coordinate cartesiane a polari. Quindi la tangente dell'angolo è uguale a b su a. Adesso, per calcolarvi l'angolo, cosa dovremmo fare? Dovremmo applicare l'inversa, ma la tangente non è una funzione invertibile, perché non è monotona, c'ha infiniti bracci che hanno asintoti verticali ogni 180 gradi. Quindi come si fa ad invertire una funzione non invertibile? Come cosa vi ha insegnato il buon Alicandro? Si deve prendere una restrizione della funzione. Quindi se io non inverto, l'arco tangente non è l'inversa della tangente, è l'inversa della tangente definita tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi. Questo significa che quando applico l'arco tangente, quindi se vado ad applicare l'arco tangente di b su a, ottengo sempre e solo angoli compresi tra meno pi greco mezzi e più pi greco mezzi. Ok? E quindi significa che questa operazione mi consente di individuare solo i numeri complessi che giacciono nel primo e nel quarto quadrante, perché se questo è 0, meno pi greco mezzi è qui, questo è 0 e questo è più pi greco mezzi. Cioè con quella formula io trovo tutti i numeri complessi nel primo e nel quarto. Ma se io volessi calcolare la fase di questo signore qui, vedete? Quindi volessi questa fase qui, cioè di un numero complesso che giace nel secondo quadrante, questo numero avrebbe una fase maggiore di 90 gradi. Se faccio l'arco tangente, quale fase mi ritrovo? Faccio l'arco tangente di B su A, mi ritrovo non questa fase, ma si può vedere facilmente, mi ritrovo questo. Cioè quel numero, vedete, che ha A e B invertite. Cioè se qui per esempio vi do dei numeri, supponiamo che questo sia 1, ok, e questo sia meno 2, io faccio B su A e ottengo 1 diviso meno 2, cioè meno un mezzo. In realtà l'arco tangente mi fa l'inverso di chi? Non di 1 diviso meno 2, ma di meno 1 diviso 2, cioè di questo numero qui, meno 1 e 2. Okay?
cioè lui interpreta, ovviamente quando facciamo la funzione arcotangente noi gli stiamo dando come argomento meno un mezzo, amen, non gli stiamo dicendo che guarda che il meno era denominatore o numeratore, stiamo dando meno un mezzo, e lui di default ci restituisce, quando gli diamo meno un mezzo ci restituisce questo punto qui, perché questo cade nel suo dominio, anzi codominio, questo no. E allora in questi casi come si fa? È molto semplice. Se io invece di calcolarmi questo mi calcolo questo, basta sommare o sottrarre 180 gradi e si ritrova l'anomalia giusta. Quindi la formula è questa qui: l'arco tangente di B su A più o meno pi greco, o più o meno è irrilevante. Qual è la condizione di controllo? Cosa devo andare a controllare per capire se applicare questa o questa? Se il numero sta nel primo o secondo quadrante o terzo e quarto. E chi è che vi dice questa condizione? Basta fare un check sulla parte reale del numero complesso. Se la parte reale è positiva, siete nel primo e quarto quadrante, altrimenti secondo e terzo. Quindi la formula di inversione è questa: se A è maggiore di 0 si usa questo, altrimenti bisogna correggere la fase con un fattore pi greco. La buona notizia per voi è che se usate le calcolatrici, loro questa correzione la fanno automaticamente, quindi non vi dovete preoccupare se i conti li fate a mano. Bisogna verificare il segno della parte reale. Se ve li sta facendo una calcolatrice, ovviamente ha già al suo interno implementata questa correzione. Bene, questa è la prima nozione che dovremo ricordarci sui numeri complessi. Noi passeremo indifferentemente da polare a cartesiano, a cartesiano e polare, perché come vedremo, e anzi lo vediamo subito, queste forme non sono equivalenti, soprattutto quando andiamo ad applicare le quattro operazioni. Ci sono alcune forme più convenienti per somma e sottrazione, la cartesiana, e invece la polare è molto più conveniente per prodotti e divisione, e lo vediamo immediatamente. Facciamolo qui. Consideriamo due numeri complessi, z1, e lo scriviamo sia in coordinate cartesiane che in coordinate polari. Quindi z1 sarà uguale ad a1 più jb1, oppure rho1 elevato a j teta1. Analogamente definiamo il numero complesso z2 nella doppia modalità cartesiana e polare. Come dicevo, a noi interessano le quattro operazioni. Se voglio sommare e sottrarre numeri complessi, è conveniente usare la forma cartesiana, perché è come fare la somma di due vettori di cui conoscete le coordinate. Sommate le coordinate omologhe, quindi x con x e y con y, o sottraete, e cioè z1 più o meno z2 si otterrà come numero complesso che avrà la parte reale che è più o meno è a 1 più o meno a 2 e la parte immaginaria che sarà la somma o la differenza delle parti immaginarie. Semplicissimo. Nessuno mi impedisce di fare le somme con le coordinate polari, però devo fare somme di esponenziali, che non sono banalissime. Lo posso fare. Però è chiaro che, potendo scegliere, somma e sottrazione li facciamo così. Lavoriamo direttamente su coordinata A e coordinata B. Prodotti. Se devo fare il prodotto di due numeri, stavolta cosa è più comodo? È molto più comodo la forma polare. Perché? È perché se io metto i numeri in forma polare, sfrutto le proprietà degli esponenziali e il prodotto è bello fatto. Diventerà il prodotto dei moduli e la somma delle fasi. Quindi se voglio fare il prodotto, molto più comodo la forma polare. Anche qui nessuno mi impedisce di usare la forma cartesiana,
proverrà A più G B1 che moltiplica A2 più G B2, dovete fare il prodotto di due binomi, lo sviluppo, vi verrà J quadro, lo semplificherete con meno 1, quindi dovete, non è ovviamente impossibile, ma vi rendete conto che è più complicato, mentre così è immediato. Chiudiamo con la divisione, come si fa la divisione tra due numeri complessi, anche qui se la fate in forma volare è semplicissimo, usate praticamente la stessa regola, e cioè le proprietà degli esponenziali. Quindi se io ho questa frazione di esponenziali, ottengo il numero complesso che ha come modulo il rapporto dei moduli e come angolo la differenza tra la fase dell'esponenziale al numeratore e quella del denominatore. Ok? E quindi anche qui, come vedete, è molto semplice. Anche qui nessuno mi impedisce di fare il rapporto di numeri complessi, però se fate il rapporto tra i numeri complessi non è più solo un problema di moltiplicare i binomi come prima, ma vi viene l'unità immaginaria al denominatore, per rimuoverla dovete operare la cosiddetta razionalizzazione, che poi rivedremo negli esercizi, che come vi farò rivedere è un'operazione abbastanza lunga, non velocissima come lo è questa. Bene signori, questo è tutto quello che ci serve. Quindi servono quei concetti sulle funzioni sinusoidali del tempo e questi concetti sui numeri complessi. Tutto il resto saranno applicazioni di questi concetti che vedremo nel corso della parte esercitativa.